Buongiorno a tutti ragazze e ragazze ed eccomi ritornata sul mio canale. Oggi faremo un riassunto per quanto riguarda la puntata di oggi di Uomini e Donne 15 maggio. Giovanna Abate finalmente riuscirà a vedere, come abbiamo un po' intravisto, il volto del tanto atteso alchimista che si lascia desiderare. Ma le cose però non vanno come devono andare perché lei scappa per rincorrere Alessandro Graziani, come già vi avevo anticipato in un altro video, perché lui scende dalle scalette per corteggiare tre donne del trono over. Quando Giovanna infatti ha visto da fuori lo studio che Alessandro scende per poter conoscere Roberta, Melanie e Sandra, lei cambia idea e fa una dichiarazione un po' scioccante. Infatti dice: "Non mi è indifferente quello che sta succedendo. Il fatto che tu abbia tre donne davanti a te mi dà anche fastidio, devo dirti la verità." Maria De Filippi così prende la palla al balzo e invita Giovanna a ragionare e ad essere soprattutto sincera, in modo da evitare una grande confusione per se stessa. Lei, orgogliosa com'è, ammette che Alessandro però è grande e vaccinato, quindi sa cosa vuole in questo momento, ma ancora la De Filippi insiste, dicendo che lei deve parlare sinceramente e così anche lui può scegliere in modo sincero. Ed è così che Giovanna allora lascia l'alchimista nella sua stanzetta per rincorrere immediatamente in studio Alessandro Graziani. Che cosa accadrà? Lo scopriremo solo oggi, nella puntata delle 14:45 su Canale 5. Finalmente vedremo se Alessandro sceglierà di conoscere Melanie, Roberta e Sandra oppure deciderà di ritornare da Giovanna Abate. Voi che cosa ne pensate? Scrivetemelo nei commenti, lasciatemi un like di supporto se il video vi è piaciuto e vi aspetto per tanti altri prossimi video.